Vi presento una bellissima ricetta di recupero. Ieri ho avuto ospiti e mi sono avanzate delle cozze vongole che ho messo nel sacchetto con la sua acqua di cottura filtrata qua. Cozze vongole. Facciamo un pacco cozze, vongole, broccoli, patate, ragazzi, poi parmigiano reggiano 24 mesi e provolone pugliese. Una ricetta facile. In una wok ho messo dell'aglio, del prezzemolo, della cipolla e dell'olio. Poi vi preparate un brodo vegetale leggero perché andremo a cuocere i paccheri nel modo risottato, come fossero un risotto. Una ricetta, ragazzi, semplicissima, buonissima e di recupero che facevo alla mia trattoria e alla mia scusate, sono nervoso, ragazzi, per la parte dell'Italia, alla mia rosticceria. Questo è un paccaro buonissimo. Ragazzi, adesso seguite la ricetta, fatela. Adesso facciamo, poi ci andrà anche del sugo di pomodoro, 3 cucchiai, e vino bianco. Un po' di peperoncino se volete. Adesso andremo a mettere prima le patate, poi i broccoletti tagliati. Broccoletti sono questi, ragazzi, non ne servono tanti. Due patate di media grandezza. Adesso andrò a mettere gli ingredienti e vi farò vedere come proseguire la ricetta. Ecco qua, ragazzi, io ho aggiunto le patate, vedete? Ne ho tagliate due, ad addolini. Ho aggiunto anche i broccoli. Adesso facciamo andare. Tra un po' andiamo ad aggiungere un po' di pomodoro, poi le cozze alle vongole. Le cozze le sguscerò qualcuna e le vongole le lascio intere, anzi le telline dell'Adriatico. E proseguiamo la ricetta. Farete un bellissimo figurone con questa ricetta. Spero che vi piaccia. Questa ricetta è per tutti, per tutte le persone che amano la cucina di mare, e la cucina italiana, la cucina della nonna, la cucina povera, la cucina vera, la cucina genuina, la cucina italiana. Non mangiate quella nouvelle cuisine. Noi siamo italiani, non siamo i francesi. Allora, ecco qua come deve venire il tutto. Ho messo anche l'acqua delle cozze alle vongole, bella gustosa. Il sale andiamo a dosarlo piano piano perché l'acqua delle vongole e delle cozze è bella saporita. Ho messo un po' di passata rustica, io uso Mutti. Adesso andremo a mettere il vino bianco. Ecco qua il vino bianco. Abbiamo messo un Piemonte, un Ferraris, ragazzi. Adesso facciamo evaporare un po' il vino bianco e tra un po' andiamo a inserire i paccheri e iniziamo la cottura vera e propria della pasta. Vado a prendere i paccheri. Ecco qua, ragazzi, andate a inserire i pacchi in 300 grammi. Siamo 2-3 persone. Adesso lo faccio insaporire, poi aggiungiamo il brodo caldo e portiamo a cottura per 15 minuti. Io porterò a cottura questi paccheri e poi vi farò vedere la mantecatura e come verrà il piatto finito. Mi raccomando, condividi la ricetta se ti è piaciuta, iscriviti al canale e seguimi e fammi crescere. E un saluto a tutti gli amici calabresi nel mondo e in Italia.
Ecco qua che continua la cottura del paccaro con cozze, vongole, patate e broccoli. Parmigiano reggiano 24 mesi e provolone pugliese. Guardate che belli ragazzi. Fateli a casa che farete un figurone. Ve lo dice Bobo Food, la cucina italiana, la cucina della nonna. Altro che la Nouvelle Cuisine. Ragazzi, una volta raggiunto questo qua, guardate, abbassate il fuoco, guardate che bello, e andate a mettere provolone parmigiano, olio extravergine d'oliva, ho messo anche il basilico e poi andate a fare la magia. Ragazzi, guardate cosa ho preparato stasera. Paccheri, con provolone pugliese, grana padano 24 mesi e parmigiano reggiano 24 mesi, cozze, vongole, broccoli e patate. Buon appetito dalla cucina di nonna e Bobo Food.